Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, domanda, domanda. Ma io come ho fatto fino adesso senza Shein? No, cioè, sto diventando matta. Trovo un sacco di cose che mi interessano a prezzi quasi più abbordabili di Wish. Cioè, abbordabili no, ma con un qualcosina in più riesco a trovare delle cose, le stesse cose. Che arrivano molto prima, e pure spedizione tracciabile. No, mi piace un sacco, mi piace un sacco. Oltretutto, vi lascio qui sotto un codice sconto se ancora non conoscete Shein, perché no? Ma ora vi mostro tutte le cosine che mi sono arrivate. Non sono tante, ma io le adoro già. Allora, prima cosa che vi mostro, guantini. Sì, è un po' finito il periodo dei guanti, ma questo erano l'ultimo paio e li ho dovuti prendere così con la rannina natalizia, e sono caldi, cioè dentro hanno un po' di peletto, però non risultano ingombranti, quindi ad esempio, ecco, non sono quelli da neve, quindi sono comodi, si può tenere in mano le cose, non vi scappa niente, e però sono un pochino imbottiti, quindi mi piacciono un sacco. Era l'ultimo paio e l'ho preso 2 euro, quindi direi che ci sta. Poi tra le cose random, questi ve ne ho fatti vedere già diversi, li trovate anche su Amazon, ma su Shein. Questo costa 2 euro, è un rotolo di adesivo a forma di mattone in questo caso, però ci sono tante forme, è tipo una carta da parati, ecco, però adesiva. È comodissima da applicare, bellissimo l'effetto, si pulisce anche in un lampo, stupenda. Ho diverse dettagli di pareti fatti con questo, è davvero stupenda, davvero davvero belle. Poi invece tra le cose che sinceramente, allora, sì, lo so, non è questa wow gran cosa, è il Lovely Wheat, c'è scritto, eccolo qui. Dunque, è un porta cuffiette, dovrebbe essere fatto così, classico. Ne avevo diversi, ma in tutti quanti ho le cuffiette dentro. Perché mi serviva questo? Non tanto per le cuffiette, ma perché se avete visto alcuni dei miei video, ho preso recentemente un cavo. Aspettate perché ce l'ho qui. Nel video spacchettamenti, ho preso questo cavo grosso di ricarica con la parte magnetica dove si attaccano i vari adattatori. Ma i vari adattatori li ho dovuti mettere in questa scatolina perché se no sono magnetici e poi li perdo, cioè sono davvero piccoli. Solo che ho troppa roba in giro, quindi ho detto adesso prendo questa con qui ci metto. L'ho già chiusa, ma sono anche sciocca. Qui c'è il rotolo, il cavo. Qui con la parte a retina ci metto gli adattatori e io ho tutto a portata di mano. E poi dopo costava 1,50 euro in offerta, quindi non potevo non prenderla. Ecco. E aspettate che rimetto via perché inizio ad averci un po' tante cose qui davanti. Ok. Altra cosa che vi mostro sono questi. Era un pacco unico. Non ho capito bene, dunque sono 2, 4, 6, vi faccio vedere uno, sono porta mascherine, quindi adesso vi dovrò seguire le istruzioni, ma ci va messa la mascherina dentro con gli elastici, fermata qui, poi va piegata, poi va chiusa, dovrebbe diventare, ecco, una cosa di questo genere, con gli elastici che la fermano, quindi resta chiusa, è un porta mascherina anche igienico. A tenere ad esempio la mascherina di riserva o di scorta in tasca oppure in borsetta, mi sembra comodo e poi è piccino. Perché l'ho preso? Perché delle mascherine io ne ho ovunque, anche perché tutti ormai abbiamo mascherine ovunque e le ho in macchina ed è non appesa allo specchietto come tante persone, ma ok, in un contenitore ed è bello chiuso, però è in tasca ad esempio. Vado a passeggio, vado in giro, non ho la borsa, ma ho solamente la giacca con le tasche e mascherina nel filo in tasca, non è bello, quindi questo mi sembrava piccolino e utile. E poi ce ne sono 6, ho detto 6, 2, 4, 6 a 2 euro e quindi li ho presi così io ho 2 giacche, quindi 2 a me, 2 a Bruno, lo vediamo di scorta. Ok, e mettiamo qui.
Poi dopo non ho resistito, speriamo che funzioni perché non lo so, ma l'ho preso perché costava 5 euro, quindi 5 euro chissà che cosa farà, ma piuttosto che quelli di Amazon che costano una follia, ho pensato di prendere questo. Allora, aspira punti neri. Ne parlano tutti benissimo, come funziona? Allora, ha il beccuccio. Ah, ha tre beccucci diversi, quindi questo più piccolo e poi questo più grande, dipende forse dalla zona che bisogna trattare. Ah, sì, si tolgono proprio così, quindi ad esempio mettiamo questo, ok. Ha il tasto d'accensione. Come funziona? Ah, beh, funziona con due batterie. Qui c'è il tappino dietro e ci vogliono due pile tripla A. E quindi no, adesso non lo provo. Ok, però questo l'ho preso a 5 euro. Ero curiosa di provarlo e sinceramente mi è sembrata, speriamo che funzioni, una cosa da provare interessante. Ho visto che tanti ne parlano bene, però ne parlano bene di quelli di Amazon. Io spero che questo funzioni, però mi sembra che costi 5 euro. Se non funziona, sono 5 euro. Quelli di Amazon, ne ho visti 15, 25 euro. Se non funziona, ciaone. Ultime due cose. Che non mi ricordo neanche bene, ma però non le ho ancora aperte, quindi le apro con voi. Ah, sì, mi ricordo. Poverino. Si è un po' staccato, ma lo ricomponiamo. Lì, ricomposto. Sfondo per i video, un cactus, 2 euro. Guardate, la dimensione è questa. È carino, è fatto bene. Cioè, ha proprio la ghiaietta che si era un po' dispersa. È fatto bene. Non è in plastica. Non capisco in che cos'è. Polistirolo, secondo me. Polistirolo, però è carino. Vediamo che effetto fa qui. È carino, la dimensione giusta per tigro. Ed era anche in questa scatola bella imballata. Ultimo prodotto. Non c'è scritto niente, non mi... Ah, sì, ora mi ricordo, speriamo che sia fatta meglio. Sì, no, beh, guardate. Ecco, questa qua si vede proprio che è finta, però c'è. Vediamo se... Questa è in plastica, se si può aprire un pochino di più. Magari il pezzo di cartone, no? È bellina. Filo di colla a caldo. Ok, considerate che veniva 2 euro. Mi piace il fatto che, no, cioè, guardate, i colori più scuro, più chiaro, queste qua che sembrano più quelle tipo marroncine. Nelle piante grasse, cosa succede quando sono marroni? Troppa acqua? Poca acqua? Non mi ricordo. Perché io le mie piante grasse che ho fuori le lascio. Le piante grasse che ho fuori, stavo dicendo, le lascio lì, fanno quello che gli pare ed crescono, cioè aumentano, quindi ok. L'unica cosa che devo fare io è non guardarle. Se non le guardo, stanno bene. Prendono la neve, prendono il sole, prendono tutto. Se non le guardo, loro crescono, che crescono, che crescono. Si capisce il mio pollice verde. E quindi questa era carina. Anche questa la mettiamo qui. No, vabbè. Ma che carina, è più bello il cactus però. È più bello il cactus. Però 2 euro l'una, cioè, vogliamo parlarne? Ecco, quindi questo era tutto. Allora, adesso sono curiosa di sapere da voi se voi conoscevate Shein, se avete mai provato ad acquistare da loro. Io ho iniziato piano piano perché c'è questa cosa del Wish prendo un articolo e via. Lì invece la spedizione gratuita è dai 29 o 39 euro di spesa, però ho visto che spesso c'è anche a 19 euro oppure 9 euro, che mi piace, e poi con l'app, col fatto che è anche solo col login giornaliero hai un punto, e poi facendo i giochini giornalieri c'hai dei punti, e i punti vanno a scontare, e quello che vai a pagare, quindi mi piace. Poi oltretutto
è spedizione tracciabile ed è, a me spedisce con le poste, però bippa quando arriva, quindi è tracciato e poi arriva in questi me lo davano in spedizione per fine mese, sì. Cioè, invece è arrivato quasi 15 giorni prima, quindi ci sta. Mi piace. Certo da altra cosa che devo chiedere di Shein. Ho visto che ha un sacco di make-up. Ha proprio la linea She Glam. L'avete provato? Siete curiosi se lo provo? Ho visto che ha un sacco di prodotti di make-up. E quindi, non so, se vi interessa da provare anche questo, io con questo video direi che vi ho fatto vedere tutto. Basta e vi do appuntamento al prossimo video. Alla prossima! Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!